Arriva nel torneo Campobasso per lo sport un successo, il secondo in altrettante partite, il terzo complessivo con le Cilentane in un precampionato da 4 referti rosa su 5 gare disputate per la Molisana Magnolia Campobasso, domenica pomeriggio al Palavazzieri, in quella che è stata l'ultima gara dei Fiori d'Acciaio nell'impianto di Via Svevo. Dalle prossime ore il gruppo si trasferirà nello scenario di Selvapiana, e i rossoblù si sono imposti di 17, 81-64 sulle Cilentane, già superate di 18 il giorno precedente e di 19 la settimana prima nell'amichevole in Campania. In doppia cifra è andato l'intero starting five, con, al termine della 2 giorni, 27 punti per Ostarello, 26 per Vojta e Bonasia e 25 per Giardina. A consuntivo, coach Mimmo Sabatelli, ascoltato da Francesco Presutti, parla in questi termini del precampionato rossoblù. Siamo in una fase comunque di difficoltà perché non riusciamo a fare il lavoro che dobbiamo fare perché abbiamo diverse infortunate. Però anche stasera devo dire che le ragazze hanno risposto bene e hanno fatto qualcosa di positivo. Dobbiamo correggere alcune cose, però sicuramente siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Poi indica gli aspetti su cui il gruppo può crescere ulteriormente. Quando noi difendiamo forte, riusciamo a fare belle giocate anche in contropiede, e questa è un po' la nostra caratteristica. Abbiamo un po' di difficoltà in situazioni di gioco, diciamo, a metà campo, e dobbiamo lavorare su quelle. E infine, un riferimento c'è pure sull'avvio di stagione, domenica a Schio. Sicuramente giocare la prima a Schio contro i campionessi d'Italia in un palazzetto che ha visto vincere tanto e tutto, per noi deve essere motivo di orgoglio, ma non di preoccupazione. Dobbiamo essere serene, consapevoli delle difficoltà, consapevoli anche della diversità delle 2 squadre, dove loro lottano anche per vincere le coppe europee, una squadra costruita da anni per vincere. Quindi noi dobbiamo andare lì con la serenità, con l'umiltà, ma con chi non regolerà nulla sicuramente. Ce la giocheremo, e poi alla fine l'importante è che avremo dato il massimo.